è la dose che fa sì che un veleno non sia tale. Questa celebre frase del medico alchimista Paracelso è raccolta nel libro Opera Omnia, esposta all'entrata della mostra Veleni e magiche pozioni, inaugurata al Museo Nazionale Testino di Este, una frase che è un po' il filo conduttore di tutta la mostra. Este, città dei Veneti antichi, oggi abbiamo inaugurato la mostra Veleni e magiche pozioni qui al Museo Nazionale a Testino. Grazie al contributo della Fondazione Cariparo e alla collaborazione dell'Università di Ferrara e del MIBAC. Una mostra monografica, intrigante, curiosa, multidisciplinare che sicuramente attirerà in Este moltissime persone e visitatori. Moltissime le curiosità in mostra. Alcuni esempi. Abbiamo un basilisco del XVII secolo prestato dal Museo di Storia Naturale di Verona ed è questo animale magico. Ahimè è solo frutto della fantasia e dell'immaginazione, ma che tutti i nostri ragazzi conoscono perché è uno dei personaggi di Harry Potter. È un animale che nelle leggende della Lessinia pietrificava chi lo guardava negli occhi, quindi un animale pericoloso, velenoso, ma anche molto simpatico e ci fa compagnia tra le vetrine della mostra. Osservando le vetrine ci si rende ben conto del delicato confine tra cura e veleno, come ci ricordava Paracelso. Paracelso si è laureato, ha dottorato all'Università di Ferrara all'inizio del Cinquecento. Fa parte dei tre rivoluzionari di Ferrara dell'epoca, insieme con Ariosto e insieme con Copernico, che erano a Ferrara nello stesso periodo. Tutta la mostra gioca su un delicatissimo equilibrio, quello che è veleno e ciò che è farmaco. Quindi un veleno può diventare farmaco, ma un farmaco può anche avvelenare. Quindi sono gli incidenti della vita dell'uomo che deve sperimentare e capire. Quindi la mostra mette proprio sotto gli occhi di tutti tantissimi casi di piante che uccidono, ma piante che diventano anche dei potenti farmaci. Il Museo Nazionale a Testino e la città di Este, un connubio inscindibile. Il cuore pulsante culturale che aiuta anche all'attrattività stessa della città, sia dal punto di vista turistico che commerciale. Quindi la cultura come volano di economia, la cultura come crescita del nostro territorio. La mostra resterà aperta fino al 2 febbraio 2020.